Caporal, questa è una prestazione con un risultato che ha molti risvolti, soprattutto morali. Non è il valore intrinseco del risultato, ci sono valori che vanno oltre questa partita odierna e oggi il gruppo inteso come tale ha dato una risposta. Avevamo 5-6 giocatori fuori e 6, se non erro, 5 infiltrati più Cori con la febbre a 39,6 e nessuno di loro... Infiltrati alle prese con gli infortuni, ecco. No, infiltrati che sono andati in campo attraverso un'infiltrazione di antidolorifico e che poi eravamo morti. Correvamo perché la gente ci spingeva. Era una partita difficilissima, non facile, e noi abbiamo voluto dimostrare che siamo un gruppo vero, una squadra forte, coesa, e affrontavamo una squadra forte che ne veniva da 4 risultati utili consecutivi. Dopo poi, se vogliamo parlare della qualità di gioco, penso che la prima mezz'ora, 25 minuti dell'Arezzo, sia stata grande calcio. Ecco, la sua squadra è stata capace soprattutto di sfruttare certe... La palla sopra la linea. La palla sopra la linea che abbiamo provato per tutta la settimana, è una nostra giocata, Tremolata si sposta a destra e tagliamo dietro, siamo andati 2 volte 1-0 e poi abbiamo reso rigore ed espulsione. Ecco, poi abbiamo smesso di giocare. Rispetto alla partita con la Carrarese, che il secondo tempo c'è stato questo calo. Sì, forse calo anche fisico, qui, calo fisico, anche la paura di vincere. Bravissimo, bravissimo. Fate calcio da tanti anni. Io penso che nessuna squadra al mondo avrebbe retto il ciclone mediatico che si è abbattuto su questa città. Io, un uomo di 50 anni, sono stato capace di isolare la squadra, di lavorare. Ci manca solo, andrò la prossima settimana apposta per te perché mi ha chiamato anche Maria De Filippi, quindi mi farà trovare la busta, non so che altro debbo, con chi altro debbo parlare, no? A prescindere il sarcasmo, poi è subentrata oltre la stanchezza la paura di vincere, era troppo importante, comunque abbiamo battuto una squadra che ne veniva da 4 risultati utili consecutivi e nelle condizioni in cui stavamo penso che abbiamo fatto un'impresa. Ecco, comunque vada, questo è un risultato importante perché è la prima vittoria interna stagionale. Sì, è una vittoria che ha un valore al di là del risultato, al di là di tutto, abbiamo sconfitto tante situazioni e adesso con calma penseremo alla prossima partita. Mi detto, no, la partita forse tra le più importanti, sì, o la più importante della carriera, la più dopo importante questa vittoria? No, la più, una tra le più importanti. E beh, tu sei un ragazzo intelligente, sai come abbiamo convissuto non solo questa settimana, anche nell'immediatezza della partita con la Carrarese. E poi si è abbattuto un uragano di infortuni. Cioè abbiamo mandato Baiocco con un'infiltrazione, Carlini con un'infiltrazione, Feola con un'infiltrazione. Avevamo Monaco infiltrato e Cori con la febbre a 39,5. L'abbiamo fatto. Coloro i quali sono andati in campo l'hanno fatto per l'Arezzo e per Arezzo. E oggi sono contento, a prescindere la qualità, a prescindere il valore del Prato che abbiamo battuto. Era un momento difficilissimo, non so quante squadre e quanti tecnici avrebbero mantenuto la lucidità, la tranquillità per portare a casa questo risultato. Mister, può iniziare un altro campionato per l'Arezzo? Il nostro campionato è un campionato di sofferenza, sappiamo benissimo che per mantenere la categoria ci sarà da soffrire, lo faremo con la più alta dignità, con la più grande moralità, sempre e solo per questa gente. Poi voglio dire una cosa, questa vittoria personalmente ho un nome e cognome e spero che mi ascolti. Io non mi sento spesso col presidente, ma in questa settimana mi avrà chiamato 7-8 volte al giorno e oggi c'è stato nell'immediatezza della partita anche un messaggio che mi ha commosso e mi ha fatto piangere. Gli uomini veri si vedono nei momenti di grande difficoltà. Alla gente, al popolo di Arezzo, però io questa vittoria la voglio dedicare a Ferretti. Mi sia consentito perché mi è stato vicino in questa settimana come non ho mai avuto nessun presidente nella mia carriera e mi ha mandato un messaggio a poche ore dalla partita che vorrei far leggere, ma che un giorno vi farò leggere. Bene, mister. Ti ha difeso poi insomma, pubblicamente anche negli ultimi giorni? Mi ha difeso il popolo, mi ha difeso la città perché penso che io ho lottato e ho fatto determinati gesti e li continuo a fare solo per Arezzo, non perché alleno un giocatore di tennis. Bene, Enzo, ci svela un segreto di Stato? Sì. Chi è che ti ha consigliato queste scarpe che sono bellissime? Non lo so. No. Cerco di vestire per bene, è un fatto mio. Hai cambiato anche la giacca, ho visto. Ho cambiato la giacca e ho cambiato la camicia.
cambiato. Io non ho battuto le Iene, portano bene, dai. Sì. Ma lo so, io posso dire una cosa, che il giorno che andrò via da Arezzo io non allenerò più, ve lo dico adesso, quindi parola d'onore. Grande, andiamo.